Ciao bella gente! È sabato 1° dicembre, questo vuol dire che questo è il primo episodio del nostro vlogmas, mio e di Lara, che in realtà sarà qualcosa come un weekly vlogmas. In realtà niente, praticamente abbiamo tutte e due vite un po' complicate in questo periodo dell'anno e non riusciamo davvero a postare tutti i giorni, nemmeno col più grande amore nei vostri confronti. E la nostra voglia, però vogliamo comunque essere con voi in questo periodo di Natale e quindi cercheremo di darvi un pezzettino della nostra vita a cadenza settimanale perché insomma le feste sono belle, sono anche condivisione. Quindi comincio io il 1° dicembre perché da un mese ho una cosa sulla mia scrivania che mi ricorda che questo periodo dell'anno sarà speciale, cioè finalmente per la prima volta in vita mia, per la prima volta in vita mia, mi sono comprata un calendario dell'avvento. Non me l'ero comprata mai. Quest'anno l'ho comprato e di che cosa l'ho comprato? Di Kiehl's. Quando l'ho visto ero. A me, io purtroppo sono una vittima delle pubblicità commerciali su Facebook. Ero innocentemente su Facebook una mattina di inizio novembre quando ho visto questo magnifico calendario dell'avvento. E ho detto basta, quest'anno rompo gli indugi invece di andarli a vedere nei negozi e sbavare, mi compro il calendario dell'avvento della Kiehl's. E l'ho fatto non solo perché mi piace moltissimo la marca, ma anche per un'altra considerazione, che io trovo che sia una delle, la Kiehl's, trovo sia una delle pochissime marche che danno dei campioncini con un senso. Cioè, davvero, se tu i campioncini da Kiehl's durano 2 o 3 giorni, si usano con molto piacere. Quindi, perché no? Dunque, l'ho ordinato, mi è arrivato ai primi di novembre, accompagnato da una bella letterina. Io il packaging per me, io sarei un'ottima cavia per esperimenti, perché il packaging mi frega sempre. Cioè, guardate com'è carina questa letterina. E quindi adesso seguitemi nell'emozionante momento in cui finalmente aprirò il calendario dell'avvento e aprirò la prima porticina. Eccolo qua. Ecco, ho spiegato perché ho detto aprirò il calendario dell'avvento. Come vedete è fatto a forma di valigia con tutti i vecchi timbri, New York, Paris, eccetera. E su questa pallina di Natale ci sarebbe scritta anche la dedica da Tizio. Oddio, che non mette a fuoco. Da Tizio per Caio, io naturalmente me lo sono autoregalato, quindi non è che potevo scriverci da me, to me, from me. Questo è il dietro con illustrati tutti i vari prodotti che andrò a scoprire, ma lo sapete, non l'ho letto nemmeno una volta, l'ha letto mia madre, io no, perché non mi voglio proprio rovinare la sorpresa, non lo so, mi fa un po' tornare bambina questa cosa del calendario dell'avvento, quindi apriamolo e guardate com'è bello! Give joy, give kills. E nemmeno si vedono le porticine. E la cosa divertente anche è che è una sorta di caccia al tesoro perché non sono in fila. Per esempio, la 1, vedete qui c'è la 18, che uno penserebbe, ma 15, 23. Insomma, cerca, cerca, prima ho trovato la 1 proprio qua. Eccolo, allora, porta numero 1. Vediamo se qui è il segnaletto. Ta-da! Ecco qua, il primo. No, no, si è rotto un po' la carta. Non importa, lo lasciamo così. Ah, vedi? Abbiamo la spiegazione sul dentro della porticina. Eccolo qua. Lip balm, apply liberally and allow excess balm to be assorbed. Appliquez en grande quantité sur les lèvres et la sélection. Penetri. Ah, questo è un balsamo labbra e questa è meravigliosa perché sono stata da poco in delle situazioni molto ventose, diciamo così, e ho davvero tanto bisogno di balsamo labbra. Oh, che bello! Ta-da! Voglio dire, cioè, non mi pare male. È un 0, è un 15 ml, ma insomma, balsamo labbra 15 ml è roba che dura. Oh, come sono felice! Ora mi sembrano lunghissime, naturalmente, le 24 ore che mi separano dall'apertura della prossima porticina. Vabbè, non importa, sto tornando bambina. Guardate com'è grigia la mattina del 2 di dicembre. No, niente, è domenica, è il 2 di dicembre. Eccomi qua, sono arrivata in luce.
Ci sono altri segni che dicono che finalmente Natale sta arrivando. Winter is coming, Christmas is coming now. E uno di quelli è che finalmente stamattina ho fatto di nuovo colazione col pandoro con le gocce di cioccolato della Coop. Eccolo qui, l'ho anche portato per farsi il video con me, però è un problema perché adesso la scatola è aperta e ho paura che mi frani. Eccolo! Ragazzi, questo secondo me è il pandoro più buono del mondo ed è sempre una gioia farci colazione. Quindi stamattina è stata la prima mattina, spero di andare avanti così quasi fino al primo di gennaio, no, al primo gennaio, al 6 di gennaio, fino alla mia festa, la Befana. E volevo farvi, come si dice, partecipi di questa gioia. Pandoro con gocce di cioccolato. È talmente pieno di gocce di cioccolato che ha l'impasto leggermente marrone. Cioè, raga, che aspettate? Correte a comprarlo. E non costa niente, tra l'altro, costa pochissimo. Dunque, mi è rimasta una mezz'ora prima di recarmi al lavoro, perché dicembre, non dicembre, domenica, non domenica, si lavora comunque. E in questa mezz'ora devo aprire la mia finestrina sul calendario dell'avvento di Kiehl's. Ho provato il balsamo labbro di ieri. È molto buono, molto unto, cioè non è un burro cacao che si può mettere per uscire perché rimane, fa proprio, è tipo un trattamento, rimangono tutte le labbra lucide, piene di questo balsamo, però sembra molto buono. Ora apro la porticina e poi vi dirò, magari non se non oggi, domani, quello che ci ho trovato dentro. Ciao! Buona mattina spettinata! No, scusate, sono in super ritardo per il lavoro perché mi sono persa, ho avuto una piccola crisi armadio e non sapevo davvero che mettermi. Dov'è che posso avere una luce migliore? Forse qui. Non sapevo davvero che mettermi perché a volte mi capita. Quindi ho perso 20 minuti frugando tra jeans, maglioni, robe varie, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo farvi partecipe del mio dramma esistenziale, cioè quale agenda mi compro per il 2019. L'anno scorso insieme con Lara avevo comprato la Mr. Wonderful, però presa da un impeto di entusiasmo per avere un'agenda ed usare un'agenda, l'ho presa la giornaliera, solo che non l'ho usata. L'ho usata, ma poi a me quelle pagine vuote con scritto solo dentista, unghie, eccetera, mi facevano tristezza. E quindi, boh, non lo so, sto pensando di prendere una settimanale. Voi quale avete comprato? Lara mi ha mandato il link di una di Stradivarius che è fantastica, che potrebbe essere tra le candidate. E io ne avevo vista una su Amazon a un prezzo veramente modico, che però è una 16 mesi. Che ci fa una che non va più a scuola, purtroppo, con una 16 mesi? Grande dilemma. E niente, che altro? Oggi è già il 4 di dicembre e non ho ancora fatto le decorazioni. Ho un dilemma presepe anche, perché noi a casa mia, cioè io so tantissimo e quindi ci includo tutti i membri della mia famiglia. Ho davvero un amore per il presepe e forse stavo pensando dovremmo fare un video extra durante il facimento del presepe perché è veramente divertente. Detto questo, non ho ancora nemmeno aperto il mio calendarino dell'avvento. Ciao bella gente, volevo farvi vedere uno dei miei possedimenti più cari di questo 2018 che già si avvia alla fine, che è stato il calendario di Zero Calcare, disegnato dal medesimo Zero Calcare. Se non sapete chi è Zero Calcare, aborro, correte a scoprirlo. Per internazionale, l'anno scorso di questi tempi, più o meno, forse un po' più avanti, forse era già dopo Natale, abbiamo girato tutte le edicole del circondario per trovarlo. L'ho trovato naturalmente all'edicola della stazione, perché le edicole delle stazioni sono sempre più fornite. E la pagina di dicembre è una delle mie preferite. Leggiamola insieme. Momento bile del mese. Sì, perché è una raccolta di 12 momenti bile del mese. Praticamente tutti i giorni, un crescendo finché un solo ritornello non abbia questi canti, un ritornello cupo, i canti funebri della tua speranza. Che fai a Capodanno? Ed ecco a voi il corvo su un cesto di... ma quello sembra più una mortadella che un cotechino, ma insomma cotechino, spumante, lenticchie e raga... Ma chi non ci si riconosce? Io davvero voglio prendere l'occasione di questo video per cominciare una campagna contro il cacciavite
Che fai a Capodanno? Cioè, io ho un amico carissimo a cui voglio tanto bene, ma ha cominciato con questa domanda il 30 di agosto. Quindi, avvisa i naviganti vicini e lontano, no, vicini e lontani, non mi chiedete che fai a Capodanno troppo spesso. Un paio di volte se volete, ma davvero, cioè, è solo il 31 dicembre, è solo la prova che un altro anno è passato. Troppo, lasciamo perdere. Buonasera giovani, salve, sono qui appena tornata dal lavoro, come promesso sto usando per andare al lavoro il mio golfino di Primark, se non avete visto l'haul di 45 minuti da Primark, vedetevelo, l'ho comprato lì e devo dire che con questa camicina rosa mi ricorda mia madre negli anni 80, forse anche 90, e mi fa sentire più professionale forse di ciò che sono. Oggi sono lavorato, sono stata giù di tono tutto il giorno ed è per questo anche che vi parlo. Raga, vicino e lontano. Raga, così va bene per. Non è che sembro una rana, è che va bene per uomini e donne. Ma voi altri meteoropatici di là fuori, ma come ve la rigovernate? Rigovernate è un termine toscano che significa come te la cavi, come la gestisci. Perché oggi era una giornata grigissima, di nuovo, come l'altra che avete visto nel video, era grigissima, era piovosa. A me pesa fare qualunque cosa, pesa anche alzarmi dal letto con le giornate così. Voi avete una ricetta magica? Io mangio le mandorle che mi vanno di traverso e mi si infilano tra i denti, perché in teoria contengono magnesio, però non basta. Perciò aiutatemi, cosa posso fare? Per la mia meteoropatia. Per esempio, comprarmi cose carine, non lo so, vi faccio vedere le ultime cose arrivate su, cioè arrivate, le ultime cose che ho trovato nel mio calendario dell'avvento. Una è piccolissima, eccola qui. Però, raga, notare l'ingegneria finissima di questo campioncino. Questo io ce l'ho avuto, il prodotto intero, in realtà l'ho usato per quasi un anno ed è il Daily Reviving Concentrate. È una sorta di. Boh, dice che non è un siero. Io pensavo fosse un siero. Poi la commessa mi ha detto che non è un siero. Comunque è un olio con girasole in queste belle confezioni gialle. E da dare sotto eventuali creme o anche soli. Dipende quanto avete la pelle grassa. E voi, no, credetemi, questo, secondo me dura 15 giorni, anche 3 settimane. Quindi molto valido. Un'altra cosa validissima che ho trovato, che ora è in un mobile lontano, ci andiamo insieme. Un'altra cosa bellissima che ho trovato nel mio calendarino dell'avvento è questo. È l'Amino Acid Shampoo di Kiehl's. Validissimo perché 65 ml ci sta, ci si fanno diversi shampoo. Perfetto per viaggiare, tra l'altro, e poi per un'altra ragione, perché l'avevo sempre voluto provare questo Amino Acid shampoo, non avevo mai avuto il coraggio, perché ha visto, c'è scritto for all hair types, metterà mai a fuoco, per tutti i tipi di capelli, io in generale, non lo so, perché noi donne ci piace sempre pensare di avere un problema da risolvere, forse perché poi si pensa che una volta risolto quello i nostri capelli saranno fantastici, non lo so. Fatto sta che io di solito mi tengo bene alla larga dai prodotti per tutti i tipi di capelli, specie da quelli che costano quanto costa questo, che fidatevi, ora non mi ricordo, il prodotto pieno è 250 ml, quindi penso che probabilmente ti ci lavi per anno, però insomma, in generale, questa è una roba che costicchia andarla a comprare. Quindi il fatto che hai ben 65 ml di shampoo, che so, almeno per me, per i capelli corti così, almeno una ventina di shampoo, considerando quanto mi è durato il campioncino da viaggio della Pantene, che è più o meno grande così, per finalmente provarlo e vedere come va. Quindi magari, se mi ricordo o me lo ricordate nei commenti, la prossima settimana, quando ritocca a me, cioè a partire dal 12 o dal 13, insomma una cosa del genere, visto che l'avrò sicuramente provato, vi faccio sapere, e avrò provato anche altre cose dei campioncini, vi farò sapere come sono. Per adesso ho provato solo quello del primissimo giorno, il balsamo labbra, ed è molto molto buono, mi ha tolto un sacco di screpolature profonde. Quindi poi vi farò sapere anche come vanno gli altri. Da qui è tutto, vi lascio, vi affido alle mani del capo, a Lara, e ci rivediamo presto. Ciao!